Buongiorno, siamo live anche oggi, dopo ieri anche oggi. Ho deciso di farvi un piccolo video molto veloce per parlarvi delle carte che sono arrivate. Ho fatto un post poco fa e poi ho pensato quasi quasi che le faccio vedere anche proprio a video perché in particolare i cartoncini Dust, che sono questi cartoncini perlati, in foto rendono un po' poco. Quindi volevo cercare a video di farvi vedere bene come sono e i tantissimi colori che ci sono. Spero di essermeli messi qua tutti, eventualmente mi allontano un secondo perché mi sono resa conto che forse manca il bianco. Ma oltre a questi, quindi oltre ai Dust, voglio farvi vedere i nuovi cartoncini tramati effettolino, che sono stupendi, quindi anche questi li ho fatti vedere poco, voglio farveli vedere. E poi è arrivata una nuova carta per il rivestimento, per il cartonaggio, per il rivestimento di album o per gli origami anche, che è molto molto bella. Ci siamo un po'. Mi sto un po' documentando su quello che sono le diverse tipologie di carte per il rivestimento, perché vorrei farvi qualche corsettino di legatoria, diciamo sempre legato comunque al mondo dello scrap, quindi legatoria legato agli album o qualche piccolo magari fascicoletto. Sto trovando delle cose molto interessanti, quindi spero di riuscire a farvi magari qualcosa prima dell'estate, se no dopo l'estate sicuramente qualcosa riusciamo a fare. E questa carta è una carta artigianale, si chiama Locta, che qualcuno di voi già conoscerà perché in realtà è una carta tradizionale molto molto famosa, artigianale, appunto naturale, con delle fibre fantastiche, molto elastiche, e ve la faccio vedere quindi tra poco. Allora, giro la telecamera così vi faccio vedere tutto quello che volevo mostrarvi oggi. Ok, mi faccio ballare un po' perché sicuramente mi tremerà un pochino qua mi sto attaccando al treppiede. Allora, inizierei proprio dai Dust. Allora, la luce non è delle migliori. Aspettate un secondo che provo un attimo a spegnere le luci, aprire un pochino la serranda, arrivo. Vediamo così se è un po' meglio, perché appunto mi lamentavo dell'effetto della foto, ma ha una luce un po' naturale, forse non a video non si presta. Allora, come vi dicevo, questi qua sono i famosi Dust, sono dei cartoncini perlati, ok, molto molto belli perché hanno un effetto pearlescente. Sono dei cartoncini a 250 grammi e sono stampati cioè sono colorati e perlati fronte e retro, quindi avete questo effetto perlato da entrambi i lati, cosa non da non sottovalutare perché a volte il fatto che siano colorati da entrambi i lati ci serve. Comunque hanno un costo molto ragionevole, nel senso che un foglio costa 1,10 € ed è 30x30 e appunto ci sono tantissimi colori. L'effetto è perlato, quindi appunto si nota proprio, adesso magari a video purtroppo non rende, si vede con la piega, no? Se lo piego si vede che c'è questo effetto perlato, ma anche a occhio si nota ovviamente come batte la luce fa cambiare la pearlescenza. Allora questo è un bel rosa baby, quindi questo qua è il rosa. Come vi dicevo, ci sono tanti colori, quindi questo è il rosa, poi abbiamo questo qua che viene chiamato Bordeaux, in realtà è una sorta di melanzana, borgogna, insomma, è violaceo come colore. Vedete? Ha questi riflessi. Adesso qua c'è il riflesso blu perché ci ho acceso l'insegna, come si chiama, il LED con scritto spazio battibaleno che è blu, quindi vabbè, magari di qua con la luce naturale si vede un po' meglio. E questo è il melanzana. Poi abbiamo un bel blu elettrico, il fatto che sia appunto perlato lo rende proprio una sorta di blu elettrico. Poi ci sono dei colori anche molto interessanti. Questo, per esempio,
è un lilla, viene chiamato ghiaccio, non so per quale motivo viene chiamato ghiaccio, ma in realtà ha proprio delle note lilla, assolutamente lilla, proprio lillino. Qua adesso mi sembra che si noti bene, è proprio un bel colore. E ripeto, sono tutti molto perlati, hanno proprio questa perlescenza che si nota, questo l'abbiamo già visto. Un bel verdone, siccome li abbiamo proprio appena, ce li abbiamo già da tempo, non è un prodotto nuovo, li abbiamo già da tempo, però li abbiamo appena riassortiti e stamattina è entrata una cliente abituale che non li aveva mai visti, quindi mi sono resa conto che probabilmente non li mostriamo a sufficienza, perché in realtà sono molto belli e li usiamo anche, li usiamo parecchio, soprattutto io li uso tanto per le fustellate, mi piace tantissimo, per esempio l'oro lo uso tantissimo. Questo è un verde menta, è un... vediamo se riesco magari nel confronto con l'altro a farvi capire un po'. È un verdino, adesso il video sembra molto delicato, in realtà è un verde menta abbastanza delicato, ma come dire, si nota che verde non è così bianco, insomma. Poi abbiamo questo che invece è un azzurro, molto belli, infatti li uso tantissimo per, oltre l'oro, molto per il Natale, eccetera. Li uso tanto anche per le nascite, perché appunto soprattutto il rosa e l'azzurro sono molto delicati e aggiungono proprio magari per qualche cerimonia un tocco, anche il bianco per magari per i matrimoni, è molto, molto elegante. L'oro, che ripeto io uso tantissimo perché è satinato, quindi non ha l'effetto dell'oro specchiato che a volte ci sta, ma a volte è un po' troppo pesante, e lo uso tantissimo. E poi il fatto che sia fronte retro oro lo rende proprio un bellissimo cartoncino, si usa veramente, io lo uso veramente tantissimo. Tutte le fustellate che ho fatto anche nei progetti della coppia creativa le ho fatte con queste. Questo è il rosso, questo per esempio per una laurea, per San Valentino, per Natale, molto bello. E vado a prendere un secondo il bianco perché mi sono dimenticata il bianco. In realtà mi ho dimenticato un sacco di colori che li ho ritrovati adesso, ce ne sono veramente tanti di colori. Questo qua invece è un bel verde lime, quindi questo qui bello, bello primaverile estivo, molto carino, bello vivace. Poi abbiamo questo che è un antracite, un grigio scuro, lo chiamiamo sul nostro, se ci seguite e volete magari vedere lo shop online, questo è il grigio scuro. Poi, prima di farvi vedere i bianchi, vi faccio vedere il sabbia, che è molto bello. Il sabbia lo uso, anche questo lo uso molto tanto, anche questo per le cerimonie, perché è un beigeolino, un tortora, è proprio un tortora. Poi abbiamo l'argento, che anche questo insieme all'oro sono comunque sempre molto utili per al posto dello specchiato metallizzato. E poi abbiamo due tipi di bianco. Allora abbiamo il bianco, che è proprio bianco e ha questi riflessi, essendo perlato, questi bellissimi riflessi. Questo proprio per le cerimonie, molto bello. Se no abbiamo il ambra, che è un bianco ma ha dei riflessi ambrati proprio, cioè a parte che è già un bianco, come si dice, off-white, quindi non proprio un bianco ottico, cioè se li mettiamo vicini si nota già che questo è proprio più bianco ottico, questo qua è più crema, diciamo. E poi quando vado a piegarlo mi crea proprio un effetto ambrato, quindi rispetto a questo che è molto bianco, ha un riflesso molto bianco, questo qua ha un riflesso proprio più ambrato, molto elegante anche lui. Questi perlati bianco, bianco e ambra, li vendo tantissimo per le cerimonie. Poi voglio farvi vedere i nuovi cartoncini effettolino. Anche qua ci sono arrivati già un paio di settimane fa,
ma volevo farvi vedere per bene perché insieme, diciamo, nei live vari delle novità, secondo me si è un po' perso. È molto molto bello perché è un cartoncino, costa esattamente come i Florence normali, quindi 60 centesimi, ma a differenza della normale trama martellata, questa ha una trama diversa che crea questo effetto lino, queste righettine, spero che si capisca, ha queste righettine che creano questo effetto diverso, molto molto elegante secondo me. Per cambiare rispetto al martellato classico, questa è una cosa nuova. E abbiamo qua abbiamo un bel rosa baby, poi qui abbiamo un azzurro. Vediamo un po' se voglio proprio farveli vedere perché, ripeto, nei live delle novità in negozio ne abbiamo parlato, ma probabilmente non li ho neanche aperti nella, diciamo, con tutte le cose che c'erano e quindi li abbiamo visti proprio un po' poco. Questo è un azzurro, è una bellissima tonalità, una bella tinta perché è un azzurro, non so se c'è un nome, no, qui non ci sono nomi, ma che dirà un po' un po' quasi sull'acqua, insomma, è un bel azzurro. Questo qua è il bianco, che quindi, insomma, questo qua è una bellissima base bianca. Poi abbiamo questo bel verde. Questo è un bel verdino e poi abbiamo ancora il rosso, questo San Valentino, che vabbè, comunque cose tema amore e soprattutto laurea in questo periodo, va di brutto. Ciao Oriana, oggi vi faccio vedere un po' di carte nuove. Adesso sto facendo vedere questo effetto lino, che non so se si capisce, che ha questa trama particolare, diversa diciamo dalla solita martellata, e il nero che non guasta mai. Il nero, so che io non amo particolarmente fare le vasi in nero, non lo so perché mi scurisce e non amo particolarmente, mi piace di più il bianco, però in realtà è molto bello fare anche le vasi in nero a volte. Io lo uso poco, in effetti, mea culpa, dovrei usarlo di più perché poi quando vedo progetti fatti col nero in realtà mi piacciono, quindi dovrei usarlo di più. Ultima cosa che voglio farvi vedere è appunto questa carta da cartonaggio, la Locta. Ok, la Locta, che è una carta di cui vi parlavo all'inizio del video. Sono carte naturali fatte artigianalmente in Nepal, sono ancora fatte tradizionalmente in Nepal. Sono carte appunto artigianali, naturali, con fibre lunghe e flessibili. Questo fa sì che siano perfette per il rivestimento, perché appunto l'apri e chiudi diciamo, del nostro album lo supporta molto bene. Si usa tantissimo nel cartonaggio. Nel rivestimento di album, c'è chi li usa per gli origami, però appunto noi ce li abbiamo per tutti questi motivi, ma molto per la rilegatura, la legatoria. Si chiama Locta, quindi appunto, e come dicevo all'inizio, è una carta molto in realtà tradizionale, molto diffusa, quindi non è nulla di nuovo, diffusa soprattutto per chi fa in realtà legatoria, quindi nel mondo scrap forse si usa poco, almeno penso. Ma guardate, davvero non l'ho visto operare perché l'ha fatto ieri pomeriggio, io non c'ero, ma sta facendo un progettino proprio con questa carta e devo dire che l'effetto è molto 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 bello. Cioè, penso che l'abbia usata, poi chiederemo conferma a Veronica, che adesso non c'è. L'abbiamo usata con questa colla, che è la colla che usiamo sempre per il rivestimento, e ha delle stampe molto belle perché appunto ha questo viola. Ne abbiamo prese due appunto perché dal fornitore ce ne sono anche altre, ma per provare, a parte mi piacevano moltissimo queste fantasie,
un po' geometriche, un po' orientaleggianti, mi piacevano tanto. E mi piacevano i colori, perché so che ci sono le nostre amanti del lilla e questa appunto è molto bella, questo bel rosino anche molto delicato. E le abbiamo prese solo di due tipologie perché volevamo anche un po' testarla. E in effetti adesso poi chiederemo anche a Veronica cosa ne pensa. In effetti penso che, ma poi al tatto è molto bella perché è naturale, è un po' ruvida, proprio come se fosse proprio una carta fatta di fibre, e lo è, fatta di fibre naturali. E quindi queste due sono le due fantasie che abbiamo. Tra l'altro è stampata a fronte e il retro, come vedete, è tinta unita, quindi sfruttabile anche in questo senso. Vedete, qua per esempio l'avevo usato dentro la tinta unita e fuori la parte stampata. Quindi bellissima. Questa qua invece è la rosa, che ha questo tinta unita di sfondo. Bellissimo anche questo colore, secondo me. Ok, mi stacco un attimo. Farò tremare tutto quanto, giro la telecamera, vi ringrazio, breve video illustrativo sulle tipologie di carte recentemente arrivate o tornate, vi auguro una buona giornata, per chi ci sarà ci vediamo domani mattina per la dimostrazione / make and take, quindi mini corso gratuito sulla coppia creativa. E oppure venerdì alle 6, c'è ancora posto perché comunque ho un corsettino molto tranquillo, molto per stare anche insieme, quindi c'è ancora posto se volete prenotatevi. Spero che Bartolini mi consegni i due ordini che ho fatto molto legati a questo corso che farò domani. In uno c'è il riassortimento delle cose della coppia creativa che sono andate piuttosto a ruba e nell'altro ci sono i braccettini che useremo tanto domani nella colorazione. Io incrocio le dita, spero, ogni tanto guardo fuori per vedere se passa l'autobus e passa il camion di Bartolini, nel caso vabbè, quando arrivano, cosa ci possiamo fare. Vi auguro una buona giornata e a presto, ciao ciao.